Nicola Cione per Liberi.tv, siamo il 29 luglio 2012, ormai è terminato il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, siamo in compagnia del segretario Mario Staderini, mentre va in diretta la conversazione Vannella Bordin nella sala a fianco. Ecco, con lui volevo parlare come gli era sembrato questo comitato, il tenore politico e poi anche della mozione che è stata approvata, mozione generale. Ma io credo che chi ha potuto ascoltarlo tramite Radio Radicale o tramite gli sprazzi che dalla vostra televisione arrivavano ha potuto capire che il livello è stato veramente alto. Io sono molto soddisfatto anche perché abbiamo ricevuto riscontri sulla profondità degli interventi che ci sono stati. A volte sembra che i radicali parlano ognuno per conto loro di una loro urgenza, mentre invece poi alla fine dei 3 giorni si comprende come le cose invece si tengono insieme. E credo che anche la mozione che esce dal comitato è una mozione particolarmente importante nel momento in cui trasferisce, diciamo, un passaggio operativo, quello che abbiamo in questi anni documentato, e cioè lo stato flagranza criminale del nostro paese è tale per cui non possiamo tollerare, soprattutto quando sappiamo ad esempio che ci sono delle basi popolari, quelle che si sono manifestate, i 30.000 dei 4 giorni di mobilitazione per l'amnistia per la Repubblica, sappiamo che non possiamo tollerare il fatto che questo non esista. E allora inizieremo con denuncia a questo punto anche in Italia contro i massimi esponenti istituzionali per i loro comportamenti omissivi in alcuni casi, che consentono che questo paese continui a vivere una situazione di emergenza democratica e legalitaria tale per cui neanche le riforme economiche potranno mai avere spazio senza una infrastruttura ricostruita come quella della giustizia. Mario, una parte del dibattito è stato riservato alla riforma dello statuto, che poi insomma alla fine ne è emerso una proroga sulla decisione finale. Come ti è sembrato questo dibattito? Ma io credo che sempre quando c'è l'occasione di parlarsi, a volte si usano toni più o meno duri, ma se uno lo va a risentire all'inizio c'è stato un attimo di agitazione, poi dopo invece il dibattito è venuto nella sua pienezza anche di merito e di metodo, a parte le fasi conciliate di votazione, ma si sa quelle fanno parte del gioco. Credo che l'utilità possa essere stato proprio il lavoro che ha fatto la Commissione Statuto e che ha consentito quindi di avere un documento su cui discutere, su cui affrontare, e non c'è dubbio che alcune modifiche statutarie, sono modifiche anche importanti. Io stesso ho detto ad esempio preambolo e altre questioni che incidono sulla vita del movimento sono tipicamente da congresso, mentre invece ad esempio sulla questione del sistema di elezione il dibattito a mio avviso poteva essere più approfondito, e spero che avremo occasione di diciamo così, fare tesoro del lavoro fatto e anche delle osservazioni che sono emerse in questo dibattito. Rapidamente in chiusura, i prossimi appuntamenti, diciamo, di appuntamenti politici, di militanza, eventi radicali? Ma noi abbiamo ora subito da cercare di passare dalle parole ai fatti. I radicali sono fatti così, e quindi inizieremo a studiare, già lo abbiamo fatto, quali possono essere le prime mosse legali, giudiziarie, ma che noi sono anche politiche, e che andranno quindi a essere tradotte in documenti presentati alle istituzioni competenti. Già ci sarà una presentazione con Deborah Ciaffanelli rispetto a 2 dossier, l'intervento che Radicali Italiani farà insieme al Partito Radicale al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, documentando noi quali sono le condizioni oggi del nostro Paese rispetto alla procedura già aperta presso il Comitato dei Ministri contro l'Italia. Passeremo poi a fare quello che ad esempio hanno fatto in Consiglio regionale del Lazio Rocco Berardo e Giuseppe Rossi di Vita, cioè denunciando il Presidente del Consiglio nel momento in cui per abuso d'ufficio e falso ideologico, secondo appunto l'accusa, ha commesso questi che sono condotte contro la legalità. Ringraziamo Mario Staderini, gli diamo appuntamento per questa intervista e le altre su Liberi.tv. Grazie ancora, grazie, ciao.